Sono sempre Lino Franceschini, sono sempre lo solito appassionato. Vorrei parlarvi di un mondo che è stato importantissimo e che ormai è scomparso perché la tecnica va avanti, i concetti vanno avanti e tutto quello che è passato è anche magari va nel dimenticatoio. Tanti campioni del mondo di Formula 1 di anche solo 20 anni fa magari non sono neanche ricordati. Vi voglio parlare delle vetture da turismo e gran turismo del nuovo legato Y nato nel 1967 con la istituzione dei nuovi gruppi. Fu un concetto nato dalla FIA per portare l'automobilismo a un livello molto popolare, più popolare, perché fino a quegli anni là l'automobilismo era una cosa molto elitaria, c'era sempre meno gente che correva, che faceva attività agonistica, di conseguenza anche le autorità, premesse questo, vedevano un mondo che si stava sempre più sgretolando, sempre più impoverendo. Quindi stava aumentando sempre di più il grande automobilismo, la Formula 1, la Formula 2, spariva sempre quello che era la base, l'automobilismo minore, l'automobilismo amatoriale, e vennero istituiti nuovi gruppi, gruppi 1, 2, 3, 4 e anche 1, 2, 3 e 4. Cos'erano questi gruppi 1, 2, 3, 4? Sono stati fatti proprio per dare la possibilità a molti di partecipare alle gare in automobile. Il gruppo 1 erano vetture turismo che partivano dalla cilindrata di 1000 fino oltre 2000, prodotti in almeno 5000 esemplari in 12 mesi. Le gruppo 3 erano delle gran turismo, sempre praticamente stradali, omologate in almeno 1000 esemplari costruiti in un anno. Le gruppo 2 erano delle turismo, come quelle precedenti, però con caratteristiche di prestazioni diverse, con anche degli abitacoli con delle dimensioni più ridotte e dovevano essere costruiti in 2000 e 1000 esemplari l'anno. Poi le gruppo 4, faccio un esempio così capiamo di cosa si sta parlando, erano delle vetture praticamente nate da corsa, costruite in almeno 400 esemplari in un anno, e un esempio per tutte la Lancia Stratos. Ecco, la Lancia Stratos fu prodotta in 400 esemplari con delle grandi difficoltà anche di vendita per poter avere l'omologazione in gruppo 4. Ecco, la gruppo 1 e la gruppo 3 erano quelle più diffuse. La gruppo 1 erano berline, dovevano avere uno spazio, un abitacolo in determinate dimensioni, come dicevo prima, prodotte in almeno 5000 esemplari in un anno. A quel punto, quando iniziò nel 67, si era abituati a sentire le macchine che facevano molto rumore, smarmitate e tutto quanto, erano appena stati istituiti i roll bar, cioè le centine di sicurezza che servivano, servono tuttora in caso di capottamento, la macchina non si schiaccia. Beh, comunque questo non ha importanza. Le gruppo 1 erano cilindrata, partivano dalla 1000, e le più diffuse inizialmente furono le Fiat 850, berline e coupé. Poi c'era 1150, e le 1150 era una categoria un po' disastrata, perché c'erano ancora le Fiat 1100, c'erano ancora le Lancia Appia, capito? La Renault 8, quindi non erano macchine molto, molto competitive, a differenza delle Fiat che erano già macchine molto moderne. Per arrivare alle 1600, che era l'altra cilindrata, che erano più che altro le Alfa Romeo, 2000, sempre più che altro, no, neanche tanto Alfa Romeo, ma erano più, sì, ma Alfa Romeo, l'Alfa Romeo 1009, ma erano macchine ormai fuori dal tempo. Nelle gruppo 2, quelle costruite in almeno 1000 esemplari in un anno, la faceva da padrone la Abarth, con la 595, con la 695, con l'850 e con la 1000, che erano vetture derivate come concetto della vettura stradale, però subivano delle trasformazioni, delle elaborazioni molto pesanti. Ecco, le gruppo 3 erano inizialmente le Fuglia Coupé, erano le Simca 1000 e 1002, Simca Coupé 1002S, 1006 c'erano già, no, non c'erano ancora le Fuglia Coupé, c'erano 1006 gruppo 3, del 124, capito? Insomma, era un panorama abbastanza, però in questo modo il concetto era questo: ti compravi una macchina nuova, usata che fosse,
omologata. L'omologazione veniva concessa a una casa automobilistica a patto che garantisse che per 5 anni dopo la fine di produzione di questa macchina erano garantite il rifornimento dei ricambi. Capito? Quindi la Fiat o una casa smetteva di fare una macchina oggi, da oggi in poi per 5 anni doveva garantire la possibilità di ricambio. Ecco, queste categorie cominciarono molto molto timidamente, poi in tanti poterono avvicinarsi a questo mondo e diventarono la categoria, sia la Gruppo 1 che la Gruppo 3, che è quella del Gran Turismo, più frequentate. Tanto basta che negli autodromi, diciamo così, di più Casarecci, Varano dei Melegari al nord, Vallelunga al sud, erano veramente, veramente molto, molto frequentati, con delle centinaia di partenti distribuiti nelle varie categorie. E le vetture potevano avere delle trasformazioni minime. Ecco, l'omologazione veniva data dalla FIA, Federazione Internazionale delle Automobili, che consentiva, perché già si vedeva crescere il mondo dei rally, di montare un cambio ravvicinato, cioè il cambio ravvicinato consisteva ad avere una prima molto lunga perché ti consentiva di uscire dalle curve molto strette in prima, allora i rally erano tutti su terra. Seconda, terza e quarta molto ravvicinate, la macchina non raggiungeva più la velocità massima del cambio originale, però per le strade dei rally di allora consentiva di fare delle medie abbastanza alte. Poi la CSAI, la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, ebbe un'idea veramente geniale di fare il gruppo 1 e il gruppo 3 CSAI, cioè non si poteva neanche cambiare il cambio, la macchina doveva rimanere di serie, le uniche cose obbligatorie erano togliere i paraurti, le gare solo in pista, il gruppo 1 CSAI era solo per la pista, che nei rally vigeva la legge, la regola internazionale. E la CSAI assieme alla FISA istituirono questo Challenge FISA, con il mio piccolo ho anche partecipato. Quindi lì dovevi togliere i paraurti, dovevi togliere le coppe delle ruote, era obbligatorio un piccolo estintore a bordo, come quello che c'era per terra, il montaggio di un roll bar, era possibile comprimere le molle originali e equilibrare e bilanciare il motore, basta, non potevi neanche cambiare i sedili. Ecco, in questo modo successe che molta gente che addirittura aveva una macchina sola per poter correre, per poter lavorare, avevo un mio carissimo amico che faceva il rappresentante di ceramiche e andava tutte le settimane in giro per lavoro con la sua A112 Abarth e quando c'era modo veniva a correre in pista o nei rally con la macchina che fino al giorno prima aveva usato per lavoro, capito? Ecco, questo portò a tantissima gente, tantissimi piloti che si avvicinarono, tutti con poche disponibilità economiche, perché chi aveva più disponibilità economica ovviamente correva con delle macchine più importanti. Quindi quando si è arrivati al top, cioè alla maturazione di queste categorie, avevamo nella classe 1000, anche la 128 coupé Fiat fu un buon argomento. Nella classe 1000 c'erano le A112 Abarth 58 cavalli, classiche 1150 assieme alla 128 coupé Fiat le A112 Abarth 70 cavalli, categoria 1003 le 90% una vettura Simca Rally 2 come quella che adesso andiamo a vedere, con la quale ho avuto il grande piacere e il divertimento di correrci, 1600 le Golf GTI, 2000 prima le Alfa Romeo GTV 2000, poi le Opel Kadett GTE 2000 e nella oltre 2000 c'erano le Opel Commodore. Ecco, essendo in queste categorie, per ogni categoria quel tipo di macchina la più competitiva, era diventato un monomarca. La Simca per lanciare questo campionato creò anche un trofeo che si chiamava Simca Kleber IP e il primo classificato in ogni gara c'era un assegno di 200.000 lire. Capito? Quindi c'era anche un minimo di incentivo e con dei bei premi finali. Mentre invece nella gruppo 3 c'erano, nella classe partiva da 1003, c'erano le Fiat X19, le Matra Simca Baghera, Simca 1200S, 1600 c'erano le Alpine Renault, le fantastiche Alpine Renault, riomologarono la Fulvia Coupé, nella 2000 sempre la Pierre Renault e 124 Abarth, nell'oltre 2000 c'erano Porsche RSR e De Tomaso Pantera. Ecco, in questo modo vedeva dei paddock veramente pieni di gente che si divertiva, nessuno, quasi nessuno
avevi il carrello, tutti arrivavano con la macchina in moto con la speranza di non romperla, e lì cominciò questo mondo che cominciò nel 67 abbastanza timidamente per concludersi nell'80. Nell'80 vennero creati nuovi gruppi con l'intento di fare qualcosa di più economico, ma non è stato così perché era molto 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 più costoso e ormai erano macchine con delle elaborazioni tali che non potevi più permetterti di andare in giro per strada, quindi era necessario carrello, bisarca, eccetera. E da lì pian piano si è registrato un impoverimento dell'automobilismo amatoriale. E da qui sono nati anche dei piloti importanti, ma più che altro un discorso amatoriale dove uno passava dalla 1000 alla 1003 o dalla 1003 alla 2000, ma nessuno ha fatto il salto di qualità per arrivare, anche nelle Gran Turismo, anche chi correva con le Porsche era contento e felice di correre con la Porsche e c'era amore per la propria macchina, c'era amore per il proprio mezzo, capito? C'era una grandissima amicizia tra tutti, capito? Se c'era uno che aveva un problema ed era un tuo concorrente, l'amico ti dava una mano a darti un pezzo, forse l'avresti potuto battere, per dire. Ecco, questo era un ambiente che pian piano è scomparso. Oggi vediamo un mondo che effettivamente ha avuto un notevole calo. Devo dire che dalle voci di corridoio che si sentirono, si disse che dalla FISA di Parigi dicevano c'è troppa gente che corre, c'è troppa gente che corre senza dare spettacolo, si divertono solo loro, non c'è posto per la stampa, non c'è posto per gli sponsor, tanto basta, però vorrei dire questo. La pista di Varano dei Melegari, che era la pista di casa per noi, io abitavo a Vignola allora, era frequentatissima e praticamente c'era un pubblico che aveva piazzato dei seggioloni tipo quelli d'arbitro di tennis lungo la rete. Parte dopo vi parlerò com'era la pista allora, com'era il paddock da allora, com'erano i servizi, poi ho delle foto, e c'era il pubblico che arrivavano, aveva il loro seggiolone fissato, attaccato alla rete, ed era il loro, arrivavano con la loro sportina, la borsina, la borsa frigo con da mangiare e da bere, si mettevano lì con un ombrello, un cappello in testa, alla mattina alle 8, perché premesso che ci si era in talmente tanti a correre che la prima gara delle 1000 gruppo 1 era la mattina alle 7. Alla mattina alle 7:30 c'erano quelli che avevano già corso che erano pronti per andare a casa, e c'era un pubblico che faceva ressa contro la rete e conoscevano tutti, perché le macchine erano tutte un po' personalizzate, sapevano chi andava di più, chi andava di meno, cosa aveva fatto la gara prima, cosa aveva fatto l'anno prima. C'era un pubblico di appassionati che è scomparso. Quindi è scomparso un mondo fatto di piloti, perché piloti sempre si era, e di un pubblico scomparso, non c'è più nessuno. Vai a vedere una corsa in automobile, non c'è nessuno, anche se corrono le Ferrari Gran Turismo, non c'è nessuno, perché non c'è più spettacolo, capito? E lo spettacolo cominciava da lì, per poi arrivare fino ad altissimi livelli, dove vedevi veramente guidare della grande gente, capito? Però è un mondo che è finito.